quando sono entrata in polizia, e stiamo a cavallo degli anni 70-80, devo dire che le donne che facevano parte della polizia di Stato erano veramente poche, erano veramente delle mosche bianche. Al contrario di molti altri uffici della Polizia di Stato, la sezione di genetica forense del Servizio di Polizia Scientifica è una sezione tipicamente femminile. Quando ho capito che potevo applicare le mie conoscenze e il know-how al servizio del bene dei cittadini, ho deciso di fare il concorso. Sono entrata in polizia nel novembre dell'88 e poi dal 99 sono artificiere antisabotaggio. Ti vedono come un maschiaccio perché sei istruttore di tiro, poi fai il tiratore scelto. Cerco di rendere un po' più femminile questo mio lavoro. Riuscire a conciliare tutto non è sempre facile. Il turno in quinta spesso ci porta a confondere il giorno con la notte, sai quando inizi ma non sai mai quando finisci. Diviene quindi importante saper gestire il tempo, quella fetta di tempo che resta al di fuori del lavoro. Come medico della polizia vengo a volte chiamata dall'amministrazione per servizi che mi portano lontano da casa, magari di notte, ecco, i servizi con la stradale. Lì il sacrificio ricade un pochino su tutti. In fondo io sono così, sono madre, moglie e sono medico. Io sono abituata da sempre a lavorare con personale maschile, quindi ho diretto personale esclusivamente maschile e non ho mai percepito diffidenza o mancanza di rispetto nei miei confronti. Nel dicembre 2014 abbiamo inaugurato al commissariato Scampia la stanza di Alice. Oggi è diventato un punto di incontro con le associazioni e con i minori per trasmettere un messaggio di legalità. Si festeggia una donna che è cambiata nel corso degli anni, che si è guadagnata dei diritti e una donna che è volitiva, è forte, è in grado di fare più cose, di farle anche da sola. E se ne è resa conto e che si merita tutto l'amore del mondo.